Salve a tutti e bentornati nello schifo più totale del competitivo di Pokémon. Evviva! E dopo la settimana scorsa in cui abbiamo visto la seconda partita che ho fatto contro un Big Six, oggi cambiamo completamente questione, cioè prendete Big Six e dimenticatevelo. Senza stare qui a parlarne troppo, vi dico solamente che questa partita è stata sicuramente la più bella partita, la più divertente che abbia mai disputato in online, perché appunto vedrete cose che nessuno si sarebbe mai aspettato. Comunque io mi sono ritrovato veramente, veramente spiazzato nel vedere certe cose. Poi vabbè, al di là di questo, io in questa partita ho usato un Pokémon che negli scorsi episodi voi non avete visto, che è Landorusterian. Io non so usare Landorusterian, cioè ci ho provato, sulla carta so come organizzarmelo, come prepararmelo, come evsarlo, che mosse dargli, ma veramente quando mi trovo a doverlo usare, grazie Seventeen, divento uno schifo. Solo due ultime piccole informazioni di servizio prima che cominciate a strapparvi i capelli dalle puttanate che ho fatto in questa partita. Un po' di persone mi hanno chiesto come funzionino i Pokémon del mio team, e quindi invece che rispondere ogni volta sotto il commento, riscrivermi, ricordarmi, andare su Showdown, tornare indietro sugli appunti, ho deciso di fare un video in cui spiego appunto come funziona il team, come li ho usati, che mosse gli ho dato e bla bla bla. Il video dovrebbe uscire settimana prossima o al limite quella successiva, al posto del solito appuntamento con il 16-16. Quindi stay tuned! Come ultima cosa, io, lo Charmone e ovviamente Paco parteciperemo alla Dodrio Challenge, Dodrio K, adesso non mi ricordo, di Nugget Bridge. Penso che registreremo i replay su Showdown, potete comunque vederci nel caso ve lo comunicassimo, non lo so. Una volta finita questa competizione metteremo su i replay appunto sul canale. E nulla, era solamente per rendervi partecipi della nostra vita oltre YouTube, così perché siamo gentili e simpatici. Mettete like!